I modelli matematici che si usano in ingegneria, in fisica e anche in medicina sono modelli scritti nel linguaggio delle equazioni differenziali e le derivate parziali. Queste equazioni sono molto complesse, non si riescono a risolvere esattamente nei casi di interesse reale e quindi si usano metodi numerici, che sono programmi al computer che ci danno una soluzione approssimata dell'equazione. Questo è il mio lavoro, è un settore che ha avuto un grande sviluppo negli ultimi decenni e il progetto IRC si occupa di un metodo recente che si chiama metodo isogeometrico, il quale cerca di combinare due mondi, quello del metodo numerico e lo strumento importante della computer grafica. Questi due strumenti insieme rappresentano i due ingredienti più importanti nella moderna progettazione assistita al computer. Noi riusciamo ad usare le stesse funzioni matematiche per il metodo numerico e per la computer grafica e quindi riusciamo a combinare bene i due strumenti. Inoltre, da questa contaminazione dei due mondi nascono nuove idee, nuove tecniche matematiche molto promettenti. L'IRC ha finanziato, nel mio caso, soprattutto l'assunzione di giovani matematici, giovani ricercatori che alla fine del dottorato sono entrati quindi nel mondo della ricerca. E a noi matematici non servono grandi strumenti oppure grandi infrastrutture, quindi principalmente si lavora con la testa e i finanziamenti servono per costruire un gruppo di persone di ricerca. Devo dire che ancora più importante del finanziamento è l'ambiente, il contesto in cui si lavora, nel mio caso il contesto della matematica pavese di altissima qualità. Grazie ai matematici che ci lavorano, che lavorano al Dipartimento di Matematica, dove sto io, e anche all'Istituto di Matematica Applicata a Tecnologie Informatiche intitolato Enrico Magenes del CNR, dove anche svolgo parte della mia attività. In questi due luoghi sono stati vinti 6 progetti IRC dall'inizio dell'attività IRC 10 anni fa. Io ho beneficiato moltissimo, prima come studente, dottorando e giovane ricercatore di questo ambiente, perché qua ho imparato quelle cose che poi mi hanno fatto vincere il finanziamento IRC e adesso io e tutti i miei collaboratori beneficiamo chiaramente per l'esecuzione e lo svolgimento dell'attività di ricerca.